No. Come non detto. Fermi tutti. Vedi, è già pronta per un motore. Era una Chevrolet nuova del 65. Guardate che meraviglia. Non importa se ha il motore, non importa se ha la trasmissione, non importa, perché tanto cambiamo tutto. Viene dallo stato di Washington ed è rimasta in un garage per 20 anni. Dallo stato di Washington? Sì, come vedi, ha pochissima ruggine, è un'auto solida. Vanno controllate le zone in cui si creano ristagni d'acqua e buchi di ruggine. Stranamente la parte interna non è bucherellata. Il pavimento è intatto. Il parafango aveva dei buchi. Sull'esterno ce n'erano un po'. È una cosa normale in queste auto. Ha solo bisogno di amore. Sembrerà strano, ma in ottime condizioni. Ho tutto. Cromature, paraurti, modanature. È una bella macchina, a Joe piacerà, ma manca un fattore fondamentale. Caspita. Potrebbe interessarci. Quando il prezzo è giusto, si compra. Ecco il fattore di cui parlo. Allora che mi dite? Non so. Trattiamo? Comincio io? Sì. D'accordo. Sì. Considerate la tua avversione alle Chevy e il tuo sangue blu. Mi ferisci? Ti darò $1,000. No, così mi uccidi. Io pensavo più 3,000. Sul serio? Sì. Stiamo guardando la stessa auto? Aspetta, lascia che ti mostri una cosa. Ora sono guai. Vieni, ecco. Guarda cosa c'è qui. Lo vedi? Oh no, non l'avevo visto. Alla luce delle recenti scoperte ad opera della mia collega, direi che questa auto è qui solo nella speranza che diventi una Ford. Permettimi di liberarti della Chevy per $2,000. Sai, odio dovermene separare, ma... Davvero? No, non me la bevo. Era carina. 2,000? Affare fatto, siamo d'accordo. Fantastico, andiamo. Perfetto. Questa nuova uscì quando la Ford lanciò la Falcon, un'auto economica per l'epoca. La General Motors si trovò di fronte a un concorrente e ne fabbricò una sua versione, la Chevy 2. Di fatto ancora non si chiamava nuova, ma tutt'oggi il design di quest'auto resta accattivante. Vorremmo montare delle gomme maggiorate, ma per farlo ci serve un telaio resistente, cosa che queste auto non hanno. Vogliamo inserire una roll bar in modo da prevenire deformazioni e mantenere tutto bello solido. Ovviamente monteremo un bel motore potente, idealmente un motore Stroker LS sovralimentato. Vogliamo tanta potenza, visto che l'auto è leggera. Daremo una pulita ai paraurti facendoli rientrare un po'. Smusseremo tutte le modanature e poi penseremo a un bel colore. Justin e Aaron si concentreranno sugli interni. Vogliamo creare una nuova slanciata, moderna e spavalda. Una guida fluida. Sì, infatti, hai ragione. Fa venire voglia di prendere e partire per la California in questo momento. Ho un'anima gitana. E chi terrà d'occhio i cani e i gatti che abbiamo in officina? Qualcuno deve farli pascolare. Far pascolare i gatti. Abbiamo sostituito le ruote e anche le sospensioni anteriori. Sì. Messo i freni a disco e fatto una messa a punto. Ripulito il vano motore. Levato tutta la polvere. E guidato l'auto. Questa è la cosa più importante. Queste auto devono essere guidate. Mi piace questa parte. È la mia preferita. Sì, anche la mia. Quando gli abbiamo portato la nuova, Joe aveva già in mente un cliente. Ciao, che si dice? Come stai, Shag? Ti presento Mark. Mark è un vero patito di hot rod americane. In perfetto orario. Sempre. Saranno qui a momenti. Ho sentito che Joe aveva messo in vendita una nuova strepitosa. Ne ho sempre desiderata una. Oh, sì. È abbastanza bella per te? È una visione celestiale. Non stava esagerando. Bel suono, bell'assetto, bel colore. Devo ammetterlo, è stato divertente. Cavolo. Quando l'ho vista sono rimasto folgorato. Come va, Mark? Come stai? Benissimo, grazie. Non scherzavi allora? No, motore 383 a 5 marce, 500 cavalli. Testata in alluminio? Testata in alluminio con una bella camma moderata. È rimasta vecchia scuola. Mi piace tantissimo il fatto che fuori abbia conservato il suo aspetto old school, ma che dentro nasconda componenti moderni. Fantastico. Ha un sound magnifico. Sound imbattibile, vero? Non serve nemmeno dare gas. Fantastico. Esatto. Fa tutto da sola. Le Nova mi hanno sempre attratto. Ma la cosa che più vorresti è trovare quella che in qualche modo ti stuzzica nel modo giusto. Appena l'ho vista svoltare l'angolo, ho capito. Era l'auto che aspettavo da tempo. E dunque, l'auto mi piace. È quella che stavo cercando. Ma sul prezzo come siamo messi? Per quanto mi riguarda, si parte da 40,000. Ma visto che sei un amico, tocca a Joe decidere. Su che cifra saresti a tuo agio, Mark? Direi 32,500.
In questo modo avrei la possibilità di fare delle modifiche. Ah, così mi piace. Ho appena comprato quella macchina lì, una settimana fa. Una settimana fa? Ho l'impressione che questa finirà in vendita e utilizzerò i soldi per comprare la nuova. Ho intenzione di fare ulteriori modifiche, come montare ruote maggiorate. Vorrei renderla un po' più aggressiva. Mark, è stato un piacere. Anche per me. Comprerà la nuova se riuscirà a vendere la Corvette. Già, non dovrebbe essere difficile vendere quella Corvette. E indovina? Non mi dire. Mark mi ha telefonato e questo venerdì l'acquirente andrà a prendere la Corvette. Così gli ho chiesto, allora, la vuoi ancora la nuova? E a quanto pare l'offerta è ancora sul tavolo. È così che si fanno gli affari in Texas. Proprio così.